bentornati sul canale, mi avete visto sempre nella stessa maniera vestita uguale negli ultimi due video e questo qui è l'ultimo video che registro oggi, è il video dei terminati del periodo, ho accumulato qualcosina e ve la mostro subito. Allora, innanzitutto vi parlo della mia acqua micellare di Garnier, che è un'acqua micellare fantastica, tra l'altro non riesco più a trovarla perché dove acquisto io di solito le aveva questo prodotto, ma ultimamente non lo ha più, non so perché e mi dispiace, però devo andare assolutamente alla ricerca di questo prodotto perché è un'acqua micellare molto buona nonostante il prezzo. Dopo l'acqua di Bioderma, io questa qui la trovo davvero buona, anche se volevo provare quella di La Roche-Posay, che è davvero anche lei molto buona, l'ho provata, però questa qui è molto molto buona, ho finito diverse boccettine. Poi, altro prodotto terminato è il balsamo volumizzante protettivo di Bioficina Toscana. Questo qui è un balsamo che io ho adorato, mi è piaciuto davvero tanto, l'ho trovato davvero un buonissimo prodotto, l'ho acquistato da un negozio bio che vende tutti i prodotti bio, ecco, ed è davvero molto molto buono, l'ho trovato davvero ottimo, mi nutriva i capelli in maniera davvero ottima e molto consigliato. Altro prodotto, un altro struccante, un'altra acqua micellare. Come sapete io le acque micellari le termino come se fossero acqua, ed è questa qui di Venus. Tra l'altro adesso sto provando quella di Venus ma in un'altra versione e non mi fa impazzire. Questa qui invece mi piace molto di più rispetto all'altra. Non arriva alla Garnier per quanto riguarda la gamma di basso prezzo, però non è male. Altro prodotto terminato, beh, sono le mie salviette che uso di solito, sono le Dema Cup e le trovo migliori rispetto ad altre. Adesso sto utilizzando altre salviette che non mi stanno facendo impazzire, proverò quelle che mi hanno inviato la Cotton Plus, ma comunque fino ad ora queste qui sono le migliori perché hanno quel nido d'ape che secondo me strucca molto meglio perché va appunto ad eliminare gran parte del trucco, non tutto ma gran parte. Altro prodotto terminato è questo shampoo dei Provenzali, lo shampoo al karité. Ne ho acquistato anche un altro, devo dire che è un po' a periodi, un po' a giorni, dipende anche un po' dalla temperatura. Non mi dispiace perché mi dà ai capelli una sensazione di lucentezza, ecco, mi dà molta lucentezza questo shampoo e non è male, ecco, non è tra i migliori shampoo che io abbia mai provato, però non è male, ecco. Altro prodotto terminato, un attimo, altro prodotto terminato è la terra di Bama Mama, di questa mi dispiace un sacco, ecco, terminata, completamente terminata, l'ho divorata questa terra, è davvero molto molto buona, ne comprerò un'altra perché è davvero ottima, voglio provare anche quella di Benefit, ma questa qui è davvero buona, ha un sottotono ottimo, freddo al punto giusto, comunque per il contouring va benissimo ed è davvero buona, mi dispiace un sacco che sia finita. Altro prodotto terminato è questo fondotinta di Astra che mi ha inviato l'azienda, è infatti terminato, non ce n'è più, sono arrivata al fondo. Mi è piaciuto, ma penso che d'estate non sarebbe stato l'ideale perché secondo me dopo un po' lucida tanto, però dura un sacco di ore. Fino alla primavera mi piaceva tantissimo, quando iniziavo a sentire un po' più di caldo lo trovavo anche pesante dopo un po', però è davvero per il prezzo che ha, quindi bassissimo, io non l'ho acquistato, ma per quello che so costa davvero poco, è un buon fondotinta. Ultimi due prodotti sono questo rossetto di Rimmel della linea di Kate Moss, è uno dei primi rossetti che io termino, è il numero 104, è uno dei miei nude preferiti ed è bellissimo, l'ho fatto vedere anche in uno dei miei primi video ed è il nude per me per eccellenza, è un nude rosato tendente al malva, davvero bellissimo, matte, io questo lo consiglio, se volete spendere poco e volete un rossetto da tutti i giorni, nude, comprate questo, il 104 di Rimmel della linea di Kate Moss, matte, bellissimo, davvero bello. Ultimo prodotto invece è questo campioncino di Vichy della linea Idealia che mi ha inviato la farmacia Egea in un giveaway ed è davvero una buona crema, mi è piaciuto un sacco, molto liftante, cioè mi sentivo, quando utilizzavo questa crema mi sentivo la pelle distesa, fresca, davvero un buon prodotto, infatti penso che acquisterò anche la crema in formato grande, davvero buona. E nulla, questi erano tutti i prodotti terminati, io devo chiudere perché vedo la batteria che mi lampeggia rosso, io vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!